Cari fratelli e sorelle, buona giornata. Iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Salmo della Santa Messa di oggi è il Salmo 101. Vogliamo pregarlo insieme. Signore, ascolta la mia preghiera. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Le genti temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria, quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Noi ci affidiamo davvero al Signore che, come dice il Salmo, dal cielo guarda la terra e ascolta il sospiro del prigioniero. Il Signore Dio non si è limitato a guardare la terra, è sceso sulla terra, si è fatto uomo e ha condiviso la condizione del povero, del prigioniero, di colui che è ammalato. Sentiamo che il Signore è vicino a tutti quanti noi in questo momento di deserto. Il popolo di Dio non si è mai sentito abbandonato dal Signore nel suo cammino verso la terra promessa. Voglio soffermarmi quest'oggi a riflettere ancora sulla più grande virtù, la carità. In questi giorni emerge, oltre alla preoccupazione per il diffondersi del contagio del coronavirus e oltre a tutta la nostra apprensione per coloro che sono ammalati, emerge anche la preoccupazione nei confronti dei poveri. Diventano sempre di più, a causa delle condizioni di lavoro precarie, molte persone sono state messe in cassa integrazione e questo è già un vantaggio, però tante altre hanno perso completamente il loro lavoro. La povertà si diffonde e le famiglie che erano già indigenti stanno provando con maggiore difficoltà la situazione che stiamo vivendo tutti quanti. Possiamo dire che si diffonde a macchia d'olio e diventa più profonda questa povertà che sta prendendo la nostra nazione. E lo stesso governo ha preso iniziative e misure di sicurezza con un intervento straordinario nel quale ha affidato ai comuni delle somme di denaro semplicemente, ha detto il Presidente del Consiglio, perché la gente possa fare la spesa, cioè possa pensare in questo momento all'essenziale, a ritrovarsi attorno ad una tavola. Somme consistenti che i comuni avranno certamente l'intelligenza, la sapienza di saper utilizzare e far arrivare a chi sono destinati. E la Chiesa cosa fa? Fin dal primo momento le Caritas parrocchiali e la Caritas diocesana si sono messe a disposizione della città e di tutti i paesi della diocesi. E soprattutto a Cerignola la mensa della Carità Santa Luisa al piano delle fosse è diventato centro di ascolto, di
smistamento e anche di consegna a domicilio, rigorosamente a domicilio, nel rispetto dell'invito a restare tutti a casa, di pacchi che servono per le famiglie, nei quali si mette quello che può servire per il pranzo, la cena di una famiglia, tenendo conto che ci sono a volte degli anziani, dei piccoli. Tutto questo in pieno accordo con il Comune, con altre associazioni di volontariato. La Caritas diocesana distribuisce questi pacchi attraverso i volontari, i suoi volontari, molti giovani che hanno già vissuto l'esperienza del servizio civile e attraverso anche le persone, i giovani volontari della protezione civile. Si assicurano dei pasti e dei pacchi alle famiglie di Cerignola e anche ai circa 300 immigrati che vivono nelle campagne, nei casolari, a Tre Titoli e in altre contrade. Un lavoro silenzioso e se ne sto parlando è perché tante volte nei ringraziamenti, nel lungo elenco che si fa, viene dimenticata proprio la Caritas, non solo a Cerignola, nella nostra diocesi, ma un po' dovunque, anche a livello nazionale. Questo non ci deve preoccupare perché Gesù ci dice non sappia la destra quello che fa la sinistra, ma è doveroso anche nei confronti delle persone che si stanno spendendo ricordare che la Caritas sta agendo in silenzio e la Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato un aiuto alle Caritas diocesane e molto probabilmente ci penserà ancora. E nel momento però in cui noi diciamo questo, riflettiamo su quello che facciamo. Ne abbiamo tutto il tempo in questi giorni. Quando facciamo un'opera di carità, un'elemosina, ci sentiamo tutti quanti un po' eroi. Ma una pagina della dottrina sociale della Chiesa smonta un po' questo nostro sentimento e ci fa comprendere che la carità è un restituire, non è semplicemente un dare. Ecco, voglio leggervi un passaggio del compendio della dottrina sociale della Chiesa, il numero 184, e commentarlo brevemente. La Chiesa gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. La Chiesa insegna a soccorrere il prossimo nelle sue varie necessità e profonde nella comunità umana innumerevoli opere di misericordia corporali e spirituali. Tra queste opere, fare l'elemosina ai poveri è una delle principali testimonianze della carità fraterna, eppure una pratica di giustizia che piace a Dio. Ecco, il compendio della dottrina sociale della Chiesa dice che è una testimonianza di carità e una pratica di giustizia. Perché? Perché tra queste opere, anche se la pratica della carità non si riduce all'elemosina, implica attenzione alla dimensione sociale e politica del problema della povertà. Sul rapporto tra carità e giustizia ritorna costantemente l'insegnamento della Chiesa. E qui cita un padre della Chiesa, un papa del Medioevo, San Gregorio Magno. Quando doniamo ai poveri le cose indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali, ma rendiamo ciò che è loro. Più che compiere un atto di carità, adempiamo un dovere di giustizia. Ecco cosa dice San Gregorio Magno, citato dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Quando noi diamo qualcosa in elemosina, in verità stiamo compiendo un atto di giustizia, perché forse quel dare è un restituire o dare ciò che non è stato dato al momento opportuno. Faccio un esempio. Una persona che non paga un giusto salario, che non dà quanto dovuto a qualunque prestazione lavorativa, mette la persona in una situazione di povertà,
Pensiamo ad un capofamiglia che ha uno stipendio molto risicato, magari ecco, per problemi economici dell'azienda o semplicemente per avidità, il datore di lavoro trattiene qualcosa sulla busta paga. In quel momento crea povertà. Ma se quel datore di lavoro poi dona qualcosa agli altri o dona qualcosa paradossalmente proprio al suo dipendente, non fa un atto di carità, fa un atto di giustizia, perché gli restituisce quello che gli era dovuto, che gli è dovuto. I padri conciliari raccomandano fortemente che si compia tale dovere, perché non si offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia. Cari fratelli e sorelle, vorrei che mentre compiamo questi gesti di carità, che mi raccomando, devono essere veri, devono essere sinceri e, nei limiti delle nostre possibilità, anche consistenti. Noi, nel momento in cui compiamo questi atti, dobbiamo riflettere: ma sto dando o sto semplicemente restituendo? Sto facendo un atto di carità o sto facendo un atto di giustizia? Forse noi, per grazia di Dio, non ci troviamo nella condizione di chi ha sottratto qualcosa agli altri, ma forse abbiamo condiviso mentalità che hanno creato ingiustizia. Ripensiamo al nostro modo di guardare gli altri, di guardare la carità, di guardare la giustizia, di guardare ad un sistema sociale e politico che lascia crescere l'ingiustizia come si lascerebbe crescere in un campo dell'erba che infesta e che soffoca magari il buon grano. Vi invito in questi giorni a fare anche dono di una spesa a qualcuno. È stato diffuso sui social della diocesi e sarà messo sul sito anche un manifesto nel quale una salumeria di donna ha preso un'iniziativa, la spesa sospesa per beni di prima necessità. Si può andare in questo negozio, ma si può andare anche in altri supermercati, vi renderò noti i loro nomi, ma c'è di Nora, ce ne sono diversi, altri saranno invitati a fare questo nella diocesi. Ecco, dei supermercati nei quali noi possiamo fare la spesa dicendo: ecco, questa spesa è per un povero, è in collegamento con la Caritas, delle persone che vengono appunto assistite, delle quali si è accertato lo stato di necessità, possono usufruire di questa spesa. Pensiamoci, questo è il momento di riscoprire la carità come virtù grande davanti a Dio e davanti agli uomini, ma non dimentichiamo che dobbiamo riflettere anche sulla giustizia, sul modo con cui anche in tempi in cui non c'è l'epidemia noi trattiamo gli altri dando loro qualcosa o magari sottraendo quanto è dovuto. E affidiamo alla Madonna di Ripalta la nostra città, la nostra diocesi, i nostri malati e anche le persone povere, perché non perdano la speranza. E tutti quanti, lo Stato per primo, ma poi tutta la società civile, possiamo uscire più attenti agli altri da questo momento storico. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima Avvocata e Protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo. Stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto
ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria, nella bellezza dei cieli. Lo speriamo, e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente Papa, prega per noi. San Leone di Ordona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Vi ricordo che questo pomeriggio alle ore 18, se volete, possiamo unirci in preghiera dalla Cappella dell'Episcopio. Faremo insieme un momento di adorazione eucaristica nel quale affideremo al Signore ancora una volta tutta la nostra diocesi e nella quale anche rifletteremo su quello che è il cammino della Settimana Santa ormai vicina. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.